Allora, questa è una nuova. Cosa sto dicendo? Allora, vabbè, ho trovato uno sfondo che, vabbè, non è che lo userò troppo perché è della sala e sono sopra le scale, in poche parole. Però quasi quasi non è male. Sto registrando di sera, per cui questa è un'altra clip che vedete insieme al vlog un po' sparso, per cui credo che sarà un vlog di tutti i giorni, cioè un giorno registro una clip e un altro giorno registro un altro, in poche parole. Comunque, vi voglio far vedere cosa ho acquistato, cosa ho comprato, perché è meglio che faccio già la clip, cioè lo metto nel vlog questo pezzo perché è solo un acquisto, cioè un sacchettino e sinceramente non voglio praticamente mettere ho comprato, ho fatto shopping solo per un acquisto, per cui siccome io gli acquisti li faccio a pezzi, diciamo, ho deciso di metterlo dentro così. Per cui ve lo faccio vedere adesso perché poi dopo lo vedete su Instagram. Credo che questo vlog lo vedete un po' verso novembre. Io invece questa cosa che ho comprato la metterò a ottobre, per cui credo che voi la vedete dopo. Però vabbè, chi non ha Instagram ovviamente lo guarda qua. Comunque, sono andata al supermercato dove praticamente ci sono i negozi, tipo il Bennett qua, diciamo che si chiama Bennett questo supermercato. E sono andata dal negozio che si chiama Del Zoppo. Questo qua, vabbè, c'è scudo, c'è tutto. Commerciale, telefono, eccetera, eccetera, ma non vi interessa perché non voglio fare pubblicità. Voglio vedere il mio acquisto super top perché lo volevo da 2-3 mesi e non l'ho ancora preso. E vi faccio vedere che cosa. Già, lo vedete. È questa fantastica borsa. Adesso ve la faccio vedere meglio. Comunque, spero che questa clip almeno non dura tanto, solo per una borsa. Questa è la borsa che è fatta a cuore, nera, fatta così, nera, tutta a cuore con scritto Valentino. Questa è una borsa firmata di Valentino. C'ho ancora il cartellino. C'è anche scritto, non so perché mi ha tirato via il cartellino. Comunque, è questo. Ha due taschine, per cui la prima è questa dove c'è la borsa, per cui si apre e all'interno adesso non so se si vede così, comunque è nera, però è abbastanza spaziosa. Dentro c'è la borsa, tipo da spesa, così, di Valentino, praticamente. Una borsa rossa con scritto Valentino. C'era dentro questa, che però certe volte è difficile. La metto dentro perché poi dopo la devo far vedere su Instagram e giustamente voglio metterle dentro. Comunque, questa invece, aprendola così, dentro, fatta sempre così. C'è il taschino, oh Madonna, vabbè, al tracolla c'è il taschino, questo qua, ovviamente con dentro con scritto Valentino. Questa è tracolla, ovviamente chi non l'ha capita, ed è molto bella. Non l'ho ancora aperta perché volevo fare questa clip per farvelo vedere su YouTube e per farvelo vedere su Instagram. Questa è la nuova collezione, per cui è uscita da poco.
Questa l'ho pagata 70 euro. Per cui se volete andare... Allora, io ho provato su Amazon ma non l'ho trovata. Su Amazon poi ci sono anche quelli tarocchi, per cui dovete stare attenti. E ho trovato questa qui in questo negozio originale, per cui questa l'ho pagata 70 euro, mi sembra adesso. Lo scontrino dovrebbe essere questo. No, non è questo lo scontrino, questo è quello del Bennett. Vediamo se... Ok. È questo? No, sì. Cosa sto dicendo? 59,90. Questo è lo scontrino, non so perché sono rossa. Comunque l'ho pagata 60,90 euro. Per cui se la volete comprare, non so di preciso se avete negozi, tipo questo qua dove vendono le borse, lì le trovate. Siccome è una borsa nuova, nuova collezione, è normale che costa troppo. A parte che io borse ne ho spesi, ho anche esagerato, ho speso 100 euro solo di una borsa che la sto usando. Diciamo, la sto usando, ma... Così così, perché non so di preciso. Comunque, niente. E questo è stato l'acquisto un po' più esagerato, per modo di dire. Perché, vabbè, 60 euro sì, sono tanti, ma per una borsa firmata secondo me ci sta. E basta. Se vedo altri, cioè se faccio altri acquisti, ve li faccio vedere. Tanto questo vlog, diciamo, varrà come l'altro a sparsi. Anche perché è dura fare, cioè io volevo fare un vlog tutto insieme, solo in una giornata. Ma essendo che i video sono tutti programmati, per cui voi avete visto tutti i video programmati. Questo qui è il video che non so quando potrò riuscire a metterlo. Se riesco lo metto il sabato. Quindi, non lo so, adesso vediamo. Ma credo che andrà su o a fine ottobre o a novembre. Comunque sono tutti programmati questi video perché sono video vecchissimi, vecchissimi, da 5 mesi fa che l'ho registrati. Allora siccome... tra il lavoro, le cose private, eccetera, diciamo che sto cercando, sono un po' assente su YouTube e anche per questo faccio fatica a vedere tutti i vostri video, per quelli che ovviamente sono iscritti al mio canale e io sono iscritta a loro. Ogni tanto passo da voi e la maggior parte vedo sempre tutti i video che pubblicate, sempre fino all'ultimo e sempre fino in fondo. Non perdo mai un vostro video, dipende poi dal fatto che se voi passate sul mio canale e mi lasciate un commento e guardate tutti i video come faccio io, come il vostro, perché tanto un giorno di tempo ce l'avete per forza, come io, cioè io ho un giorno di riposo. No, c'è un giorno di riposo, in modo di dire, perché il mio lavoro non è un lavoro di 8 ore, per cui potrei capire quelli che lavorano 8 ore e non hanno, diciamo, tempo di stare dietro su YouTube. Quello ovviamente, non dico, cioè, per carità, però dico, un giorno ce l'avete. Cioè, un'ora di tempo ce l'avete quando siete a casa. Non penso che tutti i giorni dovete fare sempre qualcosa. Cioè, anch'io ovviamente sono impegnata e faccio tante cose, ma non è che non guardo i video oppure sto lì e dico, ma chi se ne frega. Diciamo che ho cambiato un po' di tutto. Io non so perché sto parlando di questa cosa. In questo vlog non lo so, non so perché, ma volevo in teoria precisare queste cose qua, cioè volevo dirvelo adesso
perché a parte che non so questo vlog che se è lungo, se è corto, ma ripeto, i vlog per chi li sa fare veramente e per chi sa cosa sono i vlog, ripeto, i vlog sono praticamente, adesso ve lo spiego in breve per chi non lo sa, giustamente, sono che tu registri la tua giornata, puoi decidere di registrare 2, 3 volte. 2 o 3 giorni di seguito e fare un vlog di, che ne so, 30-40 minuti. Già 40 minuti è già troppo, quello sì. Fino a 30 minuti ci sta. Un vlog di 30 minuti secondo me ci sta, è perfetto. Per cui secondo me 30-35 minuti è il massimo, è già buono. Voi cosa fate? Registrate quello che fate. Ad esempio, in un giorno mi alzo la mattina, vabbè, non è, io non registro tutto il giorno di quello che faccio, dipende da quello che faccio e dipende dal giorno, cioè non è che registro, io già prendo la telecamera e registro, che ne so, dal pomeriggio alle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte, capito? Per cui è quella metà giornata, non è che faccio 24 ore di video perché mostrare 24 ore di quello che faccio, secondo me è troppo, e in più non è che dobbiamo mostrare le cose anche private, per cui io sono una che si sì, mostra, ma non esageratamente. E idem su Instagram, cioè vedete, ovviamente. Per cui diciamo che il vlog consiste a questo, di registrare un giorno di quello che tu fai, puoi registrare pomeriggio sera oppure registrare mattina, pomeriggio sera, no? Però ovviamente fai delle clip che durano, che ne so, 5-10 minuti, mattina, pomeriggio sera, eccetera. Voi nei miei vlog vedete tantissime clip e ci metto un'ora per montarlo, per cui i miei video durano tanto perché io registro quello che faccio. Se io devo fare un vlog di 10 minuti, ad esempio, vuol dire che non ho fatto niente. Cioè, voi avete. Grazie. Il mio cane è qua sotto. Per farmi vedere dove sono. Ah, i candy! Ecco. In poche parole, non riesco più a parlare. Grazie. È bello, il vlog bello è questo qui. Comunque già 13 minuti è già un po' troppo. Comunque, in breve, se riesco a parlare perché il mio cane è sottofondo. Andy, grazie. In breve consiste a questo, di registrare quello che fai, no? Poi dipende, adesso hanno chiamato un vlog Weekland, adesso mi ricordo bene come si pronuncia. Vengo giù! E quello Weekland, adesso non so come si pronuncia, però tanto lo vedete quando lo metto sottoscritto. È dove voi fate tante clip al giorno, per cui fate ad esempio come me. Candy! Io faccio 13-15 minuti di video solo, che ne so, sabato, perché oggi è sabato, e la prossima clip sarà, che ne so, giovedì, cioè, capito? Consiste a quello. Poi vabbè, chi non lo sa, diciamo, bene cosa vuol dire, come si fa queste cose qua. Basta che me lo scrivete sotto nei commenti e io poi farò un video a parte, se volete, dove vi spiego bene bene, più o meno co che cosa consiste il vlog, e in più questo weekly, che non mi ricordo come si dice, praticamente in inglese se non mi sbaglio. Grazie! Odio registrare quando il mio cane abbaia. Candy, basta! Madonna. Stai zitta, eh?
Comunque, fatemelo sapere se volete più spiegazioni, così ve lo dico. Per quello che io dico, i miei video durano di più perché i vlog, a prescindere, vabbè, che i miei video durano di più perché io sono una che parla troppo, devo smetterla veramente di parlare troppo. Però quando ho qualcosa da dire, sinceramente preferisco dirla perché, non lo so, secondo me, io, vabbè, sono una molto timida e non ho, diciamo, il coraggio di parlare, di parlare con le persone, eccetera. Però non lo so, con YouTube sono un po' più, mi sento un po' più libera perché so che non tutti, ma qualcuno mi ascolta e diciamo capisce quello che voglio dire o che ne so, che voi mi ascoltate, allora giustamente dico quello che penso, quello che voglio dire a voi. Se no ero una che non parla più, cioè non parla proprio e non dice niente, mostra e basta. Però ripeto, non tutti i video faccio così. In certi video parlo fino all'infinito, 20 minuti ad esempio. E invece negli altri video mostro senza parlare, senza dire niente, questo più o meno. Comunque fatemelo sapere, quasi quasi però ve lo dico, farò un video a parte dove per parlare di queste cose qua. E volevo anche, diciamo, parlare, sì, sono 16 minuti e 40 solo di questa clip, per cui calcolate che cerco di mettere i vlog anche che durano meno. In teoria dipende, dipende. Comunque spero di riuscire a mettere, ad esempio, questo vlog è già durato troppo, cioè vlog, questa clip è già durato troppo. Vorrei mettere un'altra clip che però non dura così tanto. Vabbè, niente, il discorso quello che volevo dire ve lo dirò un'altra volta perché 17 minuti io non sono una che riesce a parlare in breve, capito? Mi allungo e allora giustamente poi dopo una noia mortale, di sicuro ascoltarmi per 20 minuti, cioè almeno credo io, poi non lo so. C'è un casino della Madonna qua. No, per farmi capire dov'è il mio cane. Non so se si vede. Praticamente è lì sul divano. Lì e rompi le palle in poche parole. Comunque niente. Ok, basta, chiudo perché già 18 minuti già tanto e già il mio cane mi scassa le bip, per cui già mi sta facendo arrabbiare perché non riesco mai a dire niente o fare un video per lui, per lei, che già abbaia, abbaia, non finisce più. Continuo a fare il vlog, vediamo che cosa succederà o prima o dopo, non lo so, ve lo metterò lo stesso.